notte d'estate del 1968. Antonio Lobianco, muratore originario di Palermo, 29 anni, sposato e padre di 3 figli, e Barbara Locci, casalinga di 32 anni, vengono uccisi nelle campagne del Fiorentino. Erano amanti e si erano appartati nei pressi del cimitero di Signa. Barbara Locci e Antonio Lobianco vengono uccisi con 8 colpi di pistola. Con questo omicidio inizia una scia di sangue che turberà i sonni di tutta Italia, causando la morte di 16 persone, quelle che sono le vittime del mostro di Firenze. Torniamo dunque a parlare dei compagni di merende, perché pochi giorni fa è stata trovata un'ogiva. Per chi non è un tecnico, si tratta di un pezzo di proiettile, un'ogiva mai trovata prima. Era tra i cuscini di Nadine Moriot e Jean-Michel Kravechvili, l'ultima coppia uccisa dal mostro di Firenze. Di questo parleremo con i nostri ospiti che vi presento. Di certo però, Bolzan, sono stati omicidi efferati che hanno tenuto col fiato sospeso l'Italia intera, perché tutti potevamo essere vittime potenziali, bastava stare al posto sbagliato nel momento sbagliato. Assolutamente sì, sono stati degli omicidi molto efferati e soprattutto c'è stata una grandissima attenzione mediatica che ha un po' creato in quel periodo storico la psicosi da mostro. Tutti potevamo essere in quel momento. Allora, nel profilo stilato dall'unità di analisi comportamentale dell'FBI si parla proprio della vittimologia e quindi di vittime a basso potenziale di rischio, cioè delle persone che comunque non conducevano uno stile di vita che li potesse particolarmente esporre a rischi di questo tipo. Bastava trovarsi nel posto sbagliato? Bastava essere delle coppie che, come accadeva spesso in quegli anni, magari si appartavano per consumare anche dei momenti di intimità, e soprattutto emerge sia dal profilo dell'unità di analisi comportamentale sia dal profilo stilato dal professor De Fazio nel 1984, quando venne investito proprio dalla squadra antimostro di questo incarico, il fatto che queste vittime non erano direttamente conosciute dal killer che ha agito, quindi le vittime erano sostanzialmente casuali, mentre erano molto ben conosciuti i luoghi in cui il mostro agiva. La crudeltà certamente è stato l'elemento principale, no? Efferati e crudeli. Efferati e crudeli, diciamo, inizialmente veniva neutralizzata la parte maschile della coppia che veniva attinta da questi colpi d'arma da fuoco. Parliamo di crudeltà perché ci sono state delle scissioni di parti anatomiche, quindi in particolare del seno sinistro e di parte del pube. È importante però dire che veniva tagliata, scusate il termine un po' brutale, solamente la parte esterna, mentre venivano conservati i genitali interni. Quindi questo chiaramente, quando si parla di mutilazioni e poi della conservazione di questi feticci, ci rimanda ad un'immagine particolarmente truculenta di un omicidio. Mentre parlava la Bolzan, Massimo, è calato un silenzio, non si sentiva un respiro nello studio, e Cinzia molto bene ci ha fatto capire quanti elementi in questa storia potevano colpire allora e ancora oggi l'immaginario. È incredibile, forse uno dei casi che maggiormente ci ha tenuto col fiato sospeso. Il omicidio del 1968 è l'unico omicidio dove in realtà c'è un superstite, che è Natalino Mele, figlio di Stefano Mele, che oggi è ancora vivo. Era presente, era seduto nel sedile posteriore dell'automobile all'interno della quale sono stati uccisi la Locci e il Lobianco. E rispetto alla trattazione che faceva Cecioni, molto interessante, perché appunto ha evidenziato una delle più grandi problematiche rispetto all'analisi degli omicidi seriali, ovvero il cosiddetto case linkage, cioè la possibilità di correlare un evento all'altro. Parlando appunto di un primo omicidio del 1968 e i successivi degli anni 70 e 80, questo procedimento era molto complesso e chiaramente, siccome il modus operandi, a differenza della firma del serial killer, è un comportamento variabile che viene affinato nel tempo, è chiaro che dal primo omicidio, se prendiamo come valido quello del 1968 all'ultimo dell'85, ci sono tanti cambiamenti, e questo viene riportato anche nelle numerose perizie che sono state effettuate. È il modus operandi di un serial killer, è tipico di un serial killer tutto questo? Ma assolutamente sì, su questo diciamo non posso che essere concorde anche con quello che già è stato sostenuto da altri esperti. È un assassino per libidine, e ricollegandomi alle parole di Cecioni, che cosa si può dire rispetto alla distonia che c'è tra un guardone e chi invece dal mio punto di vista ha agito in quelle circostanze? Il voyeur
appunto si concentra sulla consumazione dell'atto sessuale di qualcuno, mentre tutte queste vittime vengono uccise prima che l'atto sessuale venga consumato. Allora, nella parafilia, questo è un termine più tecnico, nella perversione del voyeur c'è appunto, come diceva lui, di Spalletti, che portava la moglie a assistere ad un atto sessuale, cosa che in questo caso non c'è. Bolzan, poi sentiremo, perché questa forse è la prima, impropriamente, ma insomma, primo caso di serial killer italiano importante, esatto. Ce ne sono stati in precedenza, ma questo si impone. Che cosa distingue il serial killer al di là della serialità delle azioni che commette? La compulsione nel mettere in atto questi atti e il fatto che tra un omicidio e l'altro ci sia un periodo di cosiddetto raffreddamento emotivo, a differenza di quello che succede per un'altra categoria di omicidi multipli, che è quella dello spree killer, cioè quelli che agiscono compulsivamente. Quindi questo potrebbe giustificare i tempi molto lunghi intercorsi tra un omicidio e l'altro. Assolutamente. Anche perché ci sono dei casi Harry Pioggia di sangue di serial killer che agiscono in coppia, più raramente due cugini, gli strangolatori. Però se noi prendiamo i casi del mostro di Firenze e pensiamo alle violenze agite in gruppo, no? Prendiamo ad esempio un esempio cinematografico, sì. Arancia Meccanica. Qual è una dinamica tipizzante del branco? Quella del fatto di esperire una violenza importante solitamente prima che la vittima sia, diciamo, passata a miglior vita, cosa che nel caso del mostro di Firenze non succede. Un altro elemento per cui escluderei completamente Pacciani da tutto questo, al di là del quindi fatto abbiamo che due donne che Pacciani lo escludono con certezza, per delle motivazioni ben specifiche. Intanto diciamo, io ho un dato su Pacciani che pare fosse molto tirchio, e questo diciamo lo dico perché soldi, mi è stato anche secondo me esatto, e questo mi è stato motivo, tramandato da chi appunto sì. È stato il suo consulente durante il procedimento. Ma che cosa succede? È emerso dal racconto di Alessandro Cecioni in maniera importante, dettagliata e interessante quanto Pacciani fosse un uomo impulsivo. Questo diciamo Ervampa. Lo possiamo correlare, esatto, soprannominato Ervampa. I delitti del mostro sono a tutto rimandano, brava. Tranne che a un soggetto brava, che agisce che con una buona impulsività. E chiaramente io da psicologa devo sostenere fermamente che è molto difficile che in quel contesto uno si comporti diversamente da quelle che poi sono le caratteristiche. A distanza di tempo malgrado le condanne, non saremo mai riusciamo a dire la parola finale. No, ma non si riuscirà anche mai a dire. Le condanne sono parziali.